il Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo, ci incontra e ci chiama a servirlo. La sua presenza ci guida e la sua parola ci libera. Il suo amore ci illumina. Amen. Siamo in questo momento riuniti insieme, oggi domenica 25 aprile, per questo nostro culto. Ognuna ed ognuna a casa propria, ma uniti insieme, nell'ascolto della parola e nella condivisione. Questa domenica ha un nome nella nostra liturgia. Si chiama Jubilate. Un invito a fare acclamazioni di gioia a Dio, come viene anche espresso dal Salmo 66, che dice: Fate acclamazioni a Dio, voi tutti, abitanti della terra. Cantate la gloria del suo nome, onoratelo con la vostra lode. Dite a Dio come sono tremende le opere tue. Tutta la terra si prostrerà davanti a te e canterà a te, canterà al tuo nome. Venite e ammirate le opere di Dio. Egli con la sua potenza domina in eterno. I suoi occhi osservano le nazioni. I ribelli non possono insorgere contro di lui. Benedite il nostro Dio, o popoli, e fate risuonare a piena voce la sua lode. E lo vogliamo fare anche riunendoci in preghiera. Signore, ti ringraziamo per le opere stupende che ogni giorno tu compi per noi. Veniamo a te con le nostre miserie e i nostri timori. Tu ci guardi. Ti chini su di noi e ci risollevi. Nella nostra solitudine ci doni la tua presenza con il tuo spirito. Allora possiamo esultare e giubilare davanti a te. Mentre in questo culto cantiamo le tue lodi, ci sentiamo veramente in comunione con tutti gli abitanti della terra, che oggi ti celebrano e ti adorano. Amen. Giubilate tutti e tutte e servite Dio in ogni modo. Ai cortili suoi venite e cantate lode innanzi a Lui. Il Signore, Dio di grazia, di clemenza è per sempre. Giubilate, giubilate, giubilate al Signore. Giubilate tutti e tutte e servite Dio in ogni modo. Ai cortili suoi venite e cantate lode innanzi a Lui. Il Signore, Dio di grazia, di clemenza è per sempre. Giubilate, giubilate, giubilate al Signore. Preghiamo. Se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Dio è più grande del nostro cuore, conosce le nostre debolezze, le nostre paure, le tentazioni, i tentennamenti, le piaghe aperte e le sofferenze. Se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Gesù Cristo è più grande del nostro cuore, ha superato la tentazione,
Ha combattuto il timore e le paure, ha guarito le ferite e i tormenti. Se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Lo Spirito Santo è più grande del nostro cuore, ci assiste nelle tentazioni, ci libera nella paura, ci accompagna nelle nostre prove. Se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Dio Padre, Figlio e Spirito Santo è più grande del nostro cuore. Ci rialza, ci perdona, ci invia. Amen. La lettura biblica che ci viene proposta stamane è tratta da prima Giovanni, capitolo 3, dai versetti 16-24. Abbiamo conosciuto l'amore del fatto che Egli ha dato la vita per noi. Così noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli e le sorelle. Se uno ha dei beni del mondo e vede suo fratello o la sua sorella in stato di necessità e non ha compassione per lui, come rimane l'amore di Dio in lui? Figli e figlie, noi amiamo a parole, né con la lingua, ma con fatti e veramente. Da questo sapremo di essere dalla verità e rassicureremo il nostro cuore davanti a Lui. Se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e otteniamo da Lui quello che chiediamo perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito. Il suo comandamento è questo, che crediamo nel nome del suo Figlio Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in lui e egli in quello. E sappiamo che rimane in noi da questo, dallo Spirito che ci ha dato. Fin qui la lettura della sua parola, che il Signore ci aiuti a comprenderla, a coglierla. Amen. Questo testo della prima lettera di Giovanni è molto denso e i concetti si susseguono, sono importanti, utili da ricordare, ma praticamente impossibile soffermarsi su tutti quanti. L'idea alla base dell'intero libro è che nell'amore sacrificale di Cristo noi vediamo e sperimentiamo Dio e che noi, come credenti, siamo chiamati a vivere quell'amore con le parole e con i fatti. Un'ennesima predicazione sull'amore. Perché l'amore è una di quelle parole che tutti conoscono e tutti capiscono, ma predicarne di nuovo è quasi scoraggiante. Forse perché usiamo la stessa parola per tante cose. Non sarebbe insolito ascoltare l'affermazione "Io amo i miei nipoti" e 10 minuti dopo l'affermazione è squisita. Amo questa torta. La stessa identica parola per i nostri familiari, i nostri affetti e per una fetta di dolce. In realtà l'amore è un argomento così importante nella fede cristiana che quasi vo ogni volta che predichiamo si tocca in qualche modo l'amore. La portata e l'influenza dell'amore sono così vaste da giocare un ruolo nell'intero arco della vita di chiunque si riconosca
nella fede in Gesù Cristo. E Giovanni sembra percepire meglio di chiunque altro tra gli scrittori del Nuovo Testamento questo concetto. La prima lettera di Giovanni non è affatto una lettera lunga e tuttavia contiene di gran lunga più riferimenti all'amore di qualsiasi altro libro del Nuovo Testamento, compreso i Vangeli. La parola amore ritorna 35 volte in questa breve lettera. Guardiamo un po' da vicino alcune delle affermazioni di Giovanni. La prima che fa mi urta, perché afferma: abbiamo conosciuto l'amore dal fatto che egli ha dato la vita per noi. Così noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli e le sorelle. Che Gesù abbia dato la sua vita per noi, d'accordo, lo sappiamo, ma dare noi la nostra vita per i fratelli e le sorelle? Anche noi dobbiamo sacrificare la nostra vita per gli altri? Non è chiedere un po' troppo? Cosa vuol dire dare la vita per un altro? Forse che siamo chiamati a mettere da parte i nostri bisogni, i nostri desideri, per fare ciò che possiamo per soddisfare bisogni degli altri, per condividere il peso, per alleviare il dolore, per la sofferenza, quando e dove possiamo. Forse vuol dire anche semplicemente di accontentarsi di ciò che abbiamo e non accumulare, usare il nostro tempo, i nostri talenti, i nostri beni esclusivamente per noi stessi. Credo che non significhi automaticamente di dare la vita fisica. Mi sembrerebbe una richiesta un po' troppo forte. Ma poi ho ricordato che oggi, il 25 aprile, giorno della liberazione dal nazifascismo, fine della guerra partigiana. La resistenza è stata fatta da persone che per il bene comune hanno messo in gioco la propria vita, per motivi diversi. Ma sappiamo che ci sono stati uomini e donne che hanno fatto questa scelta di essere attivo nella resistenza fondandosi sulla fede in Gesù Cristo. Staffette e partigiani, cittadine e cittadini, quanti non hanno dato la loro vita per gli altri, per fratelli e sorelle, fino all'extremis. Potremmo non essere mai chiamati a rinunciare alla nostra vita fisica per gli altri, ma forse potrebbe anche accadere. Giovanni nella sua esposizione poi si richiama all'etica. Ci dice: non limitiamoci a un'osservanza puramente formale dell'amore, di quell'amore soltanto a parole, ma facciamo in modo che l'amore sia vero, con azioni concrete. Prosegue di parlare poi della nostra coscienza, il nostro cuore che in qualche modo ci giudica e a volte ci condanna nel nostro comportamento. Su questo concetto ci siamo già riuniti in preghiera stamattina. Il testo prosegue dicendo, anzi affermando: otteniamo da Lui quello che chiediamo. Qualunque cosa chiediamo la riceviamo. E quello che dicono queste parole? Ebbene sì, se prendiamo solo queste poche parole, sembrerebbe così. Ma l'autore di questa epistola non sta predicando un Vangelo di facile prosperità.
L'affermazione otteniamo da lui quello che chiediamo prosegue con un perché. E quel perché collega le due parti della frase e fornisce una relazione di causa e effetto tra quelle due idee. Otteniamo da lui quello che chiediamo perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito. Quindi, sì, c'è un tranello nell'idea che riceviamo da Dio qualunque cosa chiediamo. Il problema è che riceviamo qualunque cosa chiediamo perché siamo in linea con la volontà di Dio. Un discepolo, una discepola che segue la volontà e la via di Dio non chiederà egoisticamente di piacere a se stesso e non tratterà il divino come un genio in una bottiglietta liturgica. Osservare i suoi comandamenti. Il suo comandamento è questo: che crediamo in Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri. Dunque, osservare i suoi comandamenti, credere in Gesù Cristo e amare gli uni gli altri. Facile da dire, ma richiede tutta la nostra forza e la nostra volontà per viverlo giorno per giorno. Ci sarà possibile solo grazie allo Spirito che ci è stato donato. Amen. Il Redentore per il sentiero che t'additerò, ed io col cuore fervido d'amore te, mio Signor, ovunque seguirò. Fra color che pace in cuor non hanno e parlerò di te, e allor dinanzi splenderà la face nella tua grazia, della tua mercè. Preghiamo. Signore, donaci la tua presenza, il tuo spirito. Fa che in risposta al tuo amore paterno e materno sappiamo amarci davvero come fratelli e sorelle, superando ogni confine che ci divide. Fa che i nemici riescano a superare l'odio e a cercare insieme la giustizia. Se arrivano a tendersi la mano in un gesto di pace, dà vigore a quella mano tesa contro tutte le forze che tendono a disunire. Estendi, Signore, la vittoria del tuo Figlio, la vita che trionfa sulla morte, la nuova umanità che si fa strada
nel mondo degli odi e dei rancori. Nel suo nome ti vogliamo cantare ora il Padre nostro. Vogliamo salutarci con la benedizione di Dio. Lodate Dio in questo giorno e in tutta la vostra vita. Il Signore, che vi è padre e madre, vi benedica, vi faccia prosperare e crescere nel corpo e nell'anima, vi protegga da ogni paura e da ogni pericolo. Faccia risplendere il suo volto su di voi come il sole risplende sulla terra e vi sia propenso. Vi perdoni la vostra colpa e vi renda liberi. Il Signore alzi il suo volto su di voi, vi guardi con amore, vi consoli e vi dia la sua pace. Amen.